Ciao a tutti e benvenuti sul canale in questo nuovo video. Oggi ci troviamo nel Parco delle Foreste Casentinesi e come avete visto siamo saliti dalla vallata del Casentino e dall'Umbro Casentinese e siamo passati per Moggiona e si vede il bellissimo autunno delle querce, o meglio lo chiamo io autunno delle querce perché ci troviamo a fine novembre e l'autunno ormai si è spostato a bassa quota e le querce sono diventate arancioni e sono davvero bellissime. Poi sono arrivato nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi per quanto riguarda il lato toscano, e cioè a Camaldoli. Camaldoli è circondato da un bellissimo castagneto secolare e è un luogo che a me interessa molto perché il Parco delle Foreste Casentinesi viene spesso associato al concetto di selvaticità, di wilderness, ma in realtà un lato molto importante di questo luogo è l'aspetto del paesaggio culturale o comunque dell'interazione tra l'uomo e il bosco, che qui avviene da tantissimo tempo, da più di 1000 anni, e il castagneto è una di queste testimonianze, soprattutto di quando questi luoghi, come un po' tutto l'Appennino, erano molto più abitati e vissuti. Purtroppo adesso c'è soprattutto molto abbandono e spopolamento. In questo periodo il fogliaggio del castagneto è un po' alla fine, però ci sono ancora degli alberi bellissimi, nodosi, secolari, che hanno ancora attaccate queste foglie molto gialle e davvero splendide, che adesso vi faccio vedere. Vi ho fatto vedere anche qualche foto che ho scattato qui in questo castagneto. Invece adesso ci incamminiamo verso una delle vette più panoramiche di questo parco nazionale. Come avete notato dalle immagini c'è stato un cambiamento di programma perché ho mangiato una schiacciata a Camaldoli un po' troppo pesante, si è fatto tardi e non riuscivo a portarvi su quella vetta e su quel punto panoramico che vi dicevo, ma vi ci porterò in un prossimo video magari con la neve. Scusate la breve interruzione, ma volevo solo dirvi che se volete fotografare questo parco con me, sto organizzando un workshop fotografico dal 23 al 25 aprile, proprio nel Parco delle Foreste Casentinesi. Sarà un workshop in cui fotograferemo le cascate, i bellissimi paesaggi di questo parco, ma andremo anche alla ricerca di anfibi e mammiferi. È un workshop come sempre per pochissime persone, massimo 6 partecipanti, così vi posso seguire al meglio. Trovate tutte le informazioni sul mio sito con il programma completo e i costi, e vi lascio il link qui in descrizione e anche nei commenti. E adesso torniamo al video. Ma siamo venuti qui sopra il paese di Badia Prataglia alla cascata delle Tre Cascate, che si trova dentro la riserva naturale biogenetica di Badia Prataglia, appunto. Questa cascata l'ho fotografata in diverse stagioni e diverse volte, e dopo i saluti vi farò vedere le foto. Ed è un posto molto bello, facilmente raggiungibile, in realtà ci si arriva con la macchina, è la strada che passa da Passo dei Fangacci e scende per Badia Prataglia. A questo punto vi dico le solite cose, cioè di sostenere il mio lavoro con un bel mi piace, di iscrivervi al canale, di far conoscere questo canale anche ad altre persone, e noi ci vediamo al prossimo video.